Ah, ben ritrovati. Qua in Tunisia non se ne parla tanto, però insomma, la situazione della pandemia comincia a diventare preoccupante. Come vedete in questo grafico, c'è stata un'impennata in questa seconda ondata. Cioè, la prima ondata, come vedete, è stata gestita in maniera quasi perfetta. In questa seconda ondata, no. Dall'inizio dell'epidemia, diciamo da febbraio, i morti sono oltre 5.000, 5.052, i positivi 152.000 e attualmente sono ricoverati negli ospedali oltre 113.000 persone. Sembrano numeri bassi, ma per una popolazione piccola, la Tunisia, non si arriva a 7 milioni, sono numeri importanti. Il numero che preoccupa maggiormente è il tasso di positività, cioè ogni tot tamponi, oltre il 30% delle persone sono risultate positive, cioè su 10 tamponi, 3 o 4 persone risultano positive al virus, che capite bene che non è un numero rassicurante. In Italia si è attualmente per ora, per esempio, tra il 10 e il 13%. Estimir Luzir, che è un epidemiologo, uno delle persone più influenti del Comitato Tecnico Scientifico del governo, insomma ogni paese oramai ne ha uno, è estremamente preoccupato e ha consigliato al governo di inasprire le misure e non ha escluso, dicendo non è una linea rossa che non si può superare, non ha escluso un lockdown generale e totalizzato proprio in tutta la Tunisia, come c'è stato nella prima fase, che ha massacrato l'economia, ma come avete visto dai grafici, sia quello del grafico dei positivi, sia il grafico dei morti, che c'è stata un'impennata in questa seconda ondata, non è escluso che venga presa anche una misura del genere. Sempre dal Comitato Tecnico Scientifico si dice che le prossime 3 settimane saranno disastrose. Attualmente le misure sono queste, cioè c'è un coprifuoco dalle 8 di sera alle 5 del mattino, che nel fine settimana diventa dalle 7 della sera alle 5 del mattino e che attualmente è stata prorogata questa misura fino al 15 gennaio. Restano vietati gli assembramenti con più di 30 persone, compresi matrimoni e funerali. Non ci sono, sono state proibite fiere, convegni, spettacoli, tutto questo per evitare assembramenti che a quel punto diventano inevitabili. Qui a Gerba i tre comuni, diciamo, i quattro comuni sono Mellita, Unzuk, Midun e Ajim, hanno proibito per le prossime 2 settimane la vendita dei vestiti usati che vanno a ruba per motivi facilmente intuibili. Resteranno aperti i mercatini settimanali, ma soltanto per quanto riguarda i generi di prima necessità e gli alimentari. I ristoranti e i caffè chiuderanno battenti, che già li chiudono, continueranno a rimanere chiusi alle 19 e dalle 16 dovranno cominciare a togliere sedie e tavolini. L'uso delle mascherine è sempre obbligatorio, anche all'esterno. Ovviamente nei locali pubblici, ovviamente nei negozi, ovviamente sui mezzi di trasporto. Obbligatoria la mascherina anche in auto se si è in 2 o più persone. Rimane il divieto di uscire da un governatorato per andare in un altro, a meno che non ci siano comprovati motivi di lavoro, di studio o di cure mediche. Questa misura del divieto di uscire dal proprio governatorato, di fatto non è mai stata applicata, insomma la gente entrava, usciva come voleva, mentre il governo, a quanto pare, ha deciso, di usare
il pugno di ferro, perché proprio per evitare che si facciano le misure e poi per mancanza o di sanzione o peggio ancora per mancanza di controlli vengono rese totalmente inutili. Un esempio c'è stato nei giorni scorsi a El Kantawi. El Kantawi è una località esclusivamente turistica che campa su un porticciolo privato, insomma, marina, dove ci sono alberghi e ristoranti, insomma, di fatto la città non c'è, però insomma, si campa su questo. E nei giorni scorsi, per inosservanza del coprifuoco e dei protocolli sanitari a cui sono sottoposti tutti gli esercizi pubblici, hanno arrestato il proprietario di questo albergo e una parte dei dipendenti, tanto per fare capire che cominciano ora a fare sul serio. E misure rigide anche per chi da fuori va in Tunisia o rientra in Tunisia se è residente. Per tutti, nessuno escluso, prima della partenza deve essere fatto un tampone PCR con esito negativo e non più tardi di 72 ore dalla partenza. Arrivati in Tunisia, questo non significa il via libera, nonostante l'esito negativo di un tampone, ma altrimenti non si parte nemmeno, bisognerà osservare un periodo di quarantena obbligatorio, non fiduciario, in un albergo o in casa propria se si è residenti qui. Questo periodo di quarantena, che è di 15 giorni, può essere ridotto a 6 giorni se uno dopo il sesto giorno va a fare un tampone, risulta negativo al tampone, allora a questo punto via libera anche per lui. Ovviamente la soluzione, in questo momento si deve convivere con queste misure restrittive con il virus. L'alternativa, cioè la speranza, diciamo, la soluzione in Tunisia come in tutto il mondo è il vaccino. Fino ad ora l'arrivo del vaccino era previsto per marzo. Ieri il capo del governo, Hichem Mechichi, ha dato una notizia che è nuova, nel senso che lui sostiene che il vaccino potrebbe arrivare già entro il mese di gennaio. In questo momento c'è una sorta di pressione che tentano di fare i paesi più poveri, perché le case farmaceutiche che stanno producendo il vaccino in questo momento, Moderna e Pfizer, lo stanno vendendo ai paesi che sono in grado di pagare in contanti e subito, diciamo i paesi ricchi, lasciando poi agli altri i resti. Ora, questa notizia su cui Mechichi non ha dato particolari, le indiscrezioni sembra che dovrebbero arrivare 6 milioni di dosi, che significa vaccinare 3 milioni di persone, perché ogni persona per essere immunizzata ha bisogno di una doppia dose di vaccino dopo un certo periodo, 10 giorni, 2 settimane. E con il vaccino, che comunque l'unica cosa certa è che sarà gratuito e sicuramente non sarà obbligatorio, dovrebbero averne comprati 6 milioni, che però ovviamente scaglionati nel tempo a un prezzo di 7 dollari l'uno. E poi si vedrà un po' come verrà distribuito, perché ancora non c'è quello che il Comitato Tecnico Scientifico ha chiesto, cioè una sorta di mister vaccino, cioè un responsabile che non sia un politico ma un tecnico dell'acquisizione, della distribuzione del vaccino, e ancora non c'è un piano vaccini, almeno che sia stato reso pubblico, anche con delle priorità, chi vaccinare prima e chi dopo. Ma su questo, insomma, appena ne sapremo di più, ve lo sapremo dire. L'unica cosa certa è che la Banca Mondiale ha stimato il calo del PIL nel 2020 del 9%. 9% in un paese già povero è una cifra enorme. La speranza, la previsione è che nel 2021 si torni di nuovo al segno positivo con un 5% in più, una sorta di rimbalzo. Il governo per ora sta dando i cosiddetti ristori,
che sono dei ristori minimi rispetto a quelli che sono, sono dati nei paesi più ricchi, ma che comunque riescono ad alleviare molto, 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 molto in parte la sofferenza di queste persone.